Lasciati guidare nel mondo dei sogni da questa dolce avventura. Sei al calduccio nel tuo letto? Bene! Metti il tuo cocoro preferito sul comodino vicino a te. Chiudi gli occhi e lasciati cullare nel mondo dei sogni da questa fantastica storia. Questa volta andiamo a scoprire il mondo dell'oceano. Immagina una spiaggia di sabbia bianca, bagnata da un mare cristallino che si muove in tante piccole onde tranquille. Fin sulla spiaggia arrivano palme e piante di ogni tipo, dai fiori colorati. Se guardi bene, vedrai due amici che giocano, l'orca Sofia e la zebra Oliver. Mentre Sofia sta in acqua, lancia tanti spruzzi e prova a prendere Oliver, che corre via per non farsi bagnare. Dopo aver giocato tutto il pomeriggio insieme, è ora di salutarsi. Lei deve tornare negli abissi e lui nella savana. Mi mancherai tantissimo, dice Oliver. Tu di più, risponde Sofia. Separarsi è sempre difficile. Mentre torna a casa, Oliver è immerso in mille pensieri. Che disdetta avere una migliore amica che vive in un regno tanto diverso e lontano dal suo. Forse potrebbe imparare a nuotare, o forse Sofia potrebbe imparare a respirare fuori dall'acqua. No, sembrano entrambe soluzioni impossibili. Cammina, cammina, pensa che ti ripensa, Oliver passa vicino alla sorgente della felicità e si accorge che il cuore rosa dell'amicizia sta brillando. Un bambino ha bisogno del suo aiuto. Valentina è in difficoltà. La scuola sta finendo e sente già la mancanza dei suoi amici. Molti partiranno subito per le vacanze, altri andranno al centro estivo e ci sarà meno tempo per stare insieme. Oliver le appare fra i pensieri con le sue dolci parole. Totica! È vero, salutarsi può essere difficile, ma se troverai nel tuo cuore le frasi giuste, saprai dire loro quanto bene gli vuoi. E ricorda, non è quanto tempo passate insieme a rendere la vostra amicizia speciale. Anche se vi vedrete di meno, saprete ritrovarvi come se non vi foste mai lasciati. Valentina sente la preoccupazione svanire e un'idea nascerle nel cuore. Scriverà un biglietto ai suoi amici e con parole sincere dirà loro che sì, le mancheranno, ma che non vede l'ora di rivederli, quando ce ne sarà l'occasione, e sarà comunque bello e speciale. Oliver si sente fiero di sé. La strada verso casa ora è meno triste. Rivedrà presto Sofia e sarà come se non si fossero mai salutati.